completo e amen. Certo, è un discorso, come dire, non tecnico, ma da commercialista, ma insomma io ti dico, cioè, stasera il Fondo Monetario Internazionale ha detto una cosetta così, come niente fosse, cioè questa è la più grossa crisi finanziaria dal 1929, anzi sarà la più grossa recessione dal 1929. L'abbiamo sentito dire 5.000 volte in questi anni, dovete fare i sacrifici perché c'è la recessione, cioè adesso la recessione c'è davvero e è drammatica, quindi trasportandola sulle vicende calcistiche, se puoi vendere oggi a un buon prezzo che ti permette di evitare la minusvalenza, fallo. E in questa logica sta ovviamente l'operazione di Arthur, perché alla fine puoi prendere il prestito dallo Stato, sai che non fallisci perché comunque per fortuna hai una tua solidità, però poi c'hai il fair play finanziario che è stato rinviato da un anno, però poi alla fine, come dire, per fare il mercato qualche operazione la devi fare. E alla fine, cioè, non è che ce n'hai 5.000, cioè, a meno che non prendi, come dicevi tu l'altro giorno, Ter Stegen o Messi. Sono gli unici due. Cioè, le plusvalenze le fai o con Arthur o con Griezmann, oppure se riesci a piazzare gli altri fardelli che ti sono rimasti addosso, cosa che sarà ovviamente estremamente complicata. Perché poi, ti ripeto, diventerà anche complicato sedersi al tavolo con chi sta con l'acqua alla gola come te, sta col coltello sotto il tavolo come te e deve in qualche maniera far quadrare la situazione. E sarà, ti ripeto, o ti inventi le cose o lanci definitivamente i canterani come Cristo comanda, e quindi decidi che investi lì sopra, fai uno o due anni di crescita di questi ragazzi e però poi sai che lì non devi, come dire, non spendi, oppure ti devi inventare qualcosa. Io ti dico, lo penso dal primo giorno, che l'operazione Pjanic Arthur è un'operazione che assolutamente va fatta, in primis perché se lo vendi a più di 18 milioni di euro, che è più o meno quello per cui è iscritto a bilancio adesso, hai fatto una plusvalenza. Pjanic, la Juve a qualunque cifra lo vende fa plusvalenza perché l'ha ammortato quasi completamente, penso ce l'hai scritto a bilancio per 3-4 milioni, e è quello come dice, che dicevamo l'altra volta che ci siamo inventati quel meccanismo della doppia plusvalenza reciproca, che detta così sembra una posizione del Kama Sutra, ma insomma poi alla fine è quello che avranno assolutamente necessità di fare le squadre, cioè sedersi al tavolino e dire fai la plusvalenza tu, la faccio io, troviamo il modo di farla. Sì, sì, ma sì, noi non abbiamo necessità di piani, cioè, a noi non ce ne facciamo nulla di un giocatore così. Va bene la plusvalenza, ma ti prendo un giocatore che poi ti rimane sulla groppa e vedrete che non farà nulla al Barça. Perché un giocatore, questo non sono d'accordo, non sono d'accordo. Ma esattamente quello che ha fatto André Gomes. No, ma che no, assolutamente no, non è il giocatore. Il giocatore che alla Roma era uno dei più forti centrocampisti del mondo, uno che ha fatto una finale dei Champions, ha giocato un mondiale, non so, correggetemi se ha giocato un'Eurocopa. Che dobbiamo farci Guartur, un giocatore che c'ha i tempi del campionato paulista, no, un giocatore che in due anni ha fatto più cose in discoteca che in campo. Io non so perché dobbiamo tenerci a discoteca. Ma Arturo non se lo compra nessuno. Non se lo compra nessuno Arturo a 80 milioni. Puoi andare via tranquillamente del tipo. Gli dai una buona quotazione e lo mandi via e lo fai andare via. Chi? Ma non ti puoi chi lo compra Arturo? Chi te lo compra? Chi compra Arturo e a che prezzo compra? Esatto. Ieri sera Marocchi a Calciomercato di Di Marzio ha detto queste parole: la Juve deve fare questa operazione per questioni economiche, ma tanto è ben preparata perché ha Bentancur, che è molto più giovane di Pjanic e ha un futuro davanti. Alla domanda di Artur, va bene, Artur lo prende, lo mette lì e poi si vedrà. Cioè, questo è il quadro di Artur. Artur lo vendi a 80 milioni, lo fai perché la Juve te lo permette di fare. Esatto. Ma Arturo non lo vendi a nessuno, e se lo vendi lo vendi a 20 milioni e l'hai pagato 18. Quindi che cosa fai? No, ma c'è un altro elemento, perdonami, che va sottolineato. Il problema è che tu comunque le operazioni, siccome non hai i soldi per farle, non cioè tu non avrai squadre che vengono, ti si comprano il giocatore e ti versano i soldi. Ogni squadra verrà lì e ti dirà io ho questo e tu c'hai quest'altro. Esatto. Come esatto. La incastriamo la situazione? Purtroppo è così, cioè, quindi alla fine tu sai che c'hai un giocatore che
purtroppo ha fallito e devi capire come fare una plusvalenza con questo giocatore, devi capire come non depauperare in maniera assoluta quel reparto. Allora, quando ti siedi al tavolino con la Juve, ti siedi con i centrocampisti che c'ha la Juve e dici va bene, allora chi me puoi dare? Me puoi dare Bentancur? Non me lo dai. Me puoi dare Ramsey? Me gratto solo a pensarci. E, che ne so, invento qualche operazione alla decisione, cioè alla fine diciamo di quello che tu puoi comprare in quel negozio, devi decidere se te prendi una mela marcia, una pera bagata oppure una banana mezza nera e mezza funzionale. Alla fine te prendi la banana e prendi mezza banana, mezza pera e ci fai una Macedonia. Mo estremamente il negozio. Purtroppo non ci sono altri negozi che se prendono Arthur, è quello il fatto. Certo. Cioè, purtroppo, come dire, cioè, da questo punto di vista siamo finiti in un cul de sac e, come diceva il mio amico, c'è ora un sac de cul per venirne fuori, perché poi ormai diventa gestibile solo così, doppie plusvalenze reciproche, non ci sono alternative. Ecco, doppie plusvalenze reciproche, e anche per questo motivo qui che non si parla più di Semedo? Proprio perché nessuno tira fuori quei 40 milioni manco 20 te ne danno, cioè può spendere 20 milioni di euro per un terzino? Esatto. La cosa drammatica è che rispetto a quello che ci siamo detti durante tutto il periodo della chiusura, quando abbiamo fatto le trasmissioni con i campionati fermi, provavamo a immaginare, cioè la situazione che poi ci siamo trovati davanti è molto molto peggio di quello che si pensava. E cioè, io francamente vi ripeto, a parte il Chelsea, e l'abbiamo detto più volte, e l'operazione l'ha fatta che può spendere, a parte gli arabi, non potrà comprare nessuno. Quindi siccome poi i prestiti sono vietati, perché poi c'è anche questo meccanismo da considerare, e te la devi inventare così, e la puoi fare solo così, sapendo che comunque saranno poi tutti i bilanci falsificati, gonfiati da plusvalenze fittizie. Guarda, che ne so, faccio un esempio brutalissimo, ne abbiamo parlato diverse volte nelle scorse settimane, lo scambio Cristante Mandragora Roma-Juventus per dare una sistemata ai bilanci di Roma e Juventus. Mandragora si è scocciato il ginocchio, si è fatto menisco e legamento, cioè la Juve adesso non sa dove sbattere la testa, perché non può più fare quell'operazione. Quindi tu dici solo gli arabi possono spendere, e quindi di conseguenza saranno Manchester City, Newcastle appena acquistato, Chelsea non è arabo, però insomma c'ha i soldi che non ha fatto il mercato e c'ha le cose che ha fatto rientrare Abramovic e Paris Saint Germain, basta. Esatto, quelli fanno il mercato. Mercato che comprano, intendo. Sì, cioè, sì, che pagano. E ti dicono non te do niente in cash. Cash o comunque insomma con le operazioni possibili. Comunque guardate, questa cosa di Pjanic e Arthur sarà un dibattito infinito, perché ecco, io sto leggendo chi ci scrive, Antonio Galletti dice Pjanic per Arthur lo faccio anche se è rischioso, perché sai che ti vendi alla Juve, e non sai chi vendi e non sai chi prendi. E invece Pietro Locatelli insomma dice dà ragione pienamente al ragionamento che fa Giovanni sull'operazione. Questo sarà un grande dibattito, io lo so, però dobbiamo pure guardare la realtà. Sappiamo che gli errori sono stati fatti in passato. Questo non è che no. Però per fare un minimo di mercato devi fare sta benedetta plusvalenza. Io dico plusvalenza per un minimo di mercato non significa acquistare Lautaro Martinez che rimarrà all'Inter, e non lo so l'Inter come farà non lo so come farà, problemi dell'Inter. Ma anche a pagare magari te ci mette Gagliardini sopra, che se ci sta cimentando sulla crossbar challenge. Tu dici che ha detto Giovanni, voi non avete visto che cosa ha fatto Gagliardini stasera nella partita col Sassuolo? Ha fatto un errore grossolano. Guarda, c'è presente la gara, la crossbar challenge, quella che devi prendere la traversa da qualunque distanza, no? Ecco, Gagliardini l'ha fatto da un metro dalla porta a porta vuota, sul 2-1. Si è mangiato il gol del 3-1, ha fatto una cosa, cioè
in vita mia non l'ho mai vista. E quindi, insomma, battute a parte, ma l'Inter chi c'ha da mettere sul mercato? L'Inter chi c'ha da mettere sul mercato? Anche quello diventa un tema. Solo uno aveva e l'ha già venduto, che era Icardi, ma poi per il resto... E lì, anzi, l'Inter, infatti, un'operazione è riuscita a farla e l'ha fatto ovviamente con gli arabi. Giusto. Oh, e Carlo Messina vi chiede di Coutinho. Che succede con Coutinho? Io la cosa che posso dire è che il Bayern Monaco ha chiesto un prolungamento al Barça e all'Inter per Coutinho e Perisic fino ad agosto, perché il contratto non li riprende nessuno dei due, non paga nell'Inter e nel Barça. Che succede con Coutinho? Partiamo, Giussi, dai. Che succede con Coutinho? Che adesso ce l'hai sul gruppone, perché comunque la stagione al Bayern non è stata esaltante. E ti torna dal prestito, c'era anche chi diceva che si tiene, magari può valutarlo, vedere se tenerlo, ma il problema principale è che il Barça ha bisogno di soldi. Quindi è probabile che si cerchi una soluzione. La miglior soluzione per il Barça sarebbe quella di una cessione a titolo definitivo, ma il discorso è sempre quello: chi ti arriva a pagare 70, 80, 90 milioni per Coutinho adesso? Certo. È quasi impossibile, quindi già adesso si parla di una possibilità di nuovo prestito, perché come avete detto voi c'era solo un club che poteva spendere tali cifre ed era il Chelsea, che ne ha preso Ziyech, quello lì dell'Ajax, non so bene come si pronunci quel nome, Ziyech. Che ha lo stesso ruolo, esatto, ha lo stesso ruolo praticamente di Coutinho, quindi è già una squadra che possiamo escluderlo. E gli altri club inglesi non so quanta liquidità abbiano adesso a disposizione post coronavirus. Solo il Newcastle, se magari mette 80 milioni, 70 milioni sulla bilancia, io Coutinho glielo cedo, perché magari sistemiamo un po' la situazione, vendiamo un giocatore che ha dimostrato, secondo me, di non poter giocare in una grande squadra, anche al Bayern Monaco ha avuto gli stessi problemi che al Barcellona, quindi significa che evidentemente c'è proprio un problema caratteriale del giocatore. Poi c'è anche il problema di dove lo metti nel nostro modulo. È stato provato a centrocampo, è stato provato in attacco, ha fallito un po' dappertutto. A questo punto, se arriva una buona offerta, grazie Coutinho, arrivederci. Il problema purtroppo rimane sempre il fatto che questo tipo di giocatore, o trovi l'amatore del giocatore, cioè qualcuno che diceva la voglio proprio quello, e poi guarda, considera che Coutinho ad esempio rispetto a altri, se non conto male, cioè abbiamo iscritto a bilancio per una sessantina di milioni, cioè 60 milioni per Coutinho non ce li spenderebbe nessuno in condizioni normali, figuriamoci in una condizione adesso, sì. Cioè, o fai la classi, o fai anche in quel caso un'operazione, dico, ti do e guarda, qui ne tiro fuori una, insomma, consapevole del fatto che potrebbe essere una frescaccia clamorosa, però ha girato, quindi insomma teniamola per quello che è. Coutinho piace ancora tantissimo ad Ausilio, cioè Ausilio ha sempre detto di essere tristissimo del fatto di averlo perso. Lì potrebbe essere un'operazione con l'Inter, magari non adesso ovviamente, perché poi adesso una serie di operazioni devi fare tutta a giugno, quindi c'è anche questo di meccanismo, no? Cioè io penso che quella Arthur Pjanic è possibile che si possa fare anche entro il 30. Un'operazione magari dove tu per Lautaro, valuti Lautaro una certa cifra e permetti all'Inter di fare la plusvalenza, ragioni su Coutinho e magari un altro giocatore, e lì ti ripeto, a quel punto diventa due in uscita e uno in entrata, insomma qualcosa si può inventare. La cosa ha girato, poi è totalmente scomparsa dai radar, potrebbe essere qualcosa che riprende vita nelle prossime settimane. Vabbè. Staremo a vedere questa situazione. Ovviamente anche Dembélé sta sulla stessa barca, perché nessuno, io penso che questi, ma anzi io Dembélé penso sia proprio da escludere, Max, considerando che sono 3 anni che non gioca. Penso che adesso post coronavirus nessuno te lo paga neanche 10 milioni. No, parliamoci chiaramente. No,
quindi certo, io direi meglio tenerselo, certo. No, certo, assolutamente. Quindi a questo punto me lo tengo, tanto svalutato per svalutato, magari quest'anno ha